massimo aspetto. Vedi di non attaccarmi qualcosa. Cosa c'è? Draghi? Cosa c'è? Hai provato il lavoro di mercenario? Potrebbe fare al caso tuo. Di cosa hai bisogno? Benvenuto nella nostra casa. Madre, cosa significa tutto questo? Chi hai portato in casa nostra? Ah, Wulfstein, posa quell'affare. È qui per aiutarci a trovare Thorald. E come sappiamo che non è una spia dei guerrieri nati? Questo è assurdo. Non possiamo fidarci del primo che passa. Chissà cosa potrebbero farmi se mi trovassero qui. Sto cominciando a perdere la pazienza. Niente armi, grazie, ma solo parole. Come vuoi, madre. Hai perso la strada? Dunque sei qui per aiutare. Sono sicuro che Thorald non è morto, me lo sento. Lo hanno preso gli imperiali e lo tengono prigioniero da qualche parte, ma non so dove. Quei maledetti guerrieri nati, sono certo che sanno qualcosa. Devono avere una prova nascosta e la stanno usando per provocarci. Deve esserci qualcosa nascosto nella loro abitazione, me lo sento. Non posso uscire di casa da solo. Per questo ho bisogno del tuo aiuto. Qualsiasi cosa possa confermare che Thorald non è morto, ma che si trova prigioniero. Sono sicuro che ce l'hanno i guerrieri nati. Ovviamente la staranno nascondendo. Non vorranno che si sappia in giro che hanno mentito per tutto questo tempo. Ma tu potresti riuscire a guadagnarti la loro fiducia al punto di convincerli ad abbassare la guardia. I guerrieri nati sono i più grandi adulatori dell'imperatore qui a Whiterun. I loro legami con l'impero e la legione sono noti. Quando Thorald non ha fatto ritorno a casa, non ho avuto alcun dubbio. Sapevano che Thorald sosteneva i manto della tempesta e che li avrebbe aiutati in battaglia. Così hanno fatto in modo che non tornasse più indietro. Lo hanno rinchiuso da qualche parte per vendicarsi della mia famiglia. Ne sono sicuro. È meglio se non dici a nessuno che mi hai visto qui. Ti prego, fai il possibile per trovare il mio Thorald. Non è certo un segreto che abbiano dei legami con l'impero e che disprezzino chiunque si esprima contro di esso. Thorald ha fatto di peggio. Ha agito contro l'impero e i guerrieri nati lo sapevano. È mio figlio. È perché me lo sento nel cuore. Se avessi dei figli, mi capiresti. Cerca di avere cura di te.
Passo talmente tanto tempo con i morti che a volte dimentico quanto mi manchi la compagnia dei vivi. Dimmi, credi nel potente Arkai, dio della vita e della morte? Capisco. Bene, forse avrai compassione di un povero sacerdote che ha perso un oggetto prezioso. È il mio amuleto di Arkai. È la fonte dei miei poteri divini, nonché un sacro simbolo del mio titolo. L'ho perso nelle catacombe. Lo cercherei, ma ho sentito degli strani rumori laggiù. Temo che i morti siano irrequieti. Senza l'amuleto sono inerme contro di loro. Vorresti andarlo a cercare tu? Io aspetterò qui e mi assicurerò che nulla di malvagio fugga dalle catacombe. Che la benedizione di Arkai ti accompagni.
Passo talmente tanto tempo con i morti che a volte dimentico quanto mi manchi la compagnia dei vivi. Oh, grazie, Arkai. Ti prego, accetta quest'oro per il tuo disturbo. Che la benedizione di Arkai ti accompagni.